Se ne parlava già da un po' di tempo, ora però è ufficiale. Sono state consegnate 10 pistole a 10 agenti della Polizia Municipale a Giulianova. Da oggi quindi il corpo locale giugliese di polizia girerà armato. Si è deciso quindi di accelerare in città dopo gli ultimi fatti di quest'estate, concisi con l'aggressione ad un cameriere di un pub del Lido. Incrementare quindi la sicurezza sul territorio, ma soprattutto fare servizi più lunghi anche nelle ore più buie, dopo le ore 22. Sì, la sicurezza viene sempre al primo posto, lì già da un anno fa abbiamo portato in consiglio la decisione di armare vigili urbani. Ovviamente il primo motivo è per la difesa, ma il motivo importante è anche quello di poter permettere di svolgere servizi di verifica e di controllo e di vigilanza anche nelle ore notturne, cosa che invece prima era negata. È una città turistica come quella di Giulianova, non può terminare il servizio di polizia urbana, quindi di vigilanza alle ore 22, ma bensì deve andare oltre, soprattutto in quei periodi in cui nelle ore notturne c'è ancora tanto movimento e tutte le attività sono praticamente aperte. Ecco, assessore, c'è possibilità di armare anche altri vigili, quindi c'è possibilità addirittura di arrivare a 14 pistole consegnate? Sì, per il nostro numero di vigili in organigramma il numero è quello di 14 e noi vorremmo arrivarci per poter avere il massimo numero di persone disponibili a svolgere il servizio nelle ore notturne.